passiamo al ciclismo femminile, una bella pagina ricca del Giro del Trentino femminile. Andiamo a vedere questa splendida gara. Caro Beppe, splendide le immagini del nord del Lago di Garda, sede di partenza della 94esima edizione. Andiamo a sentire il CT, Salvoldi. Questo è un appuntamento internazionale di prestigio, uno dei pochi che abbiamo sul territorio nazionale. È la vigilia della settimana tricolore e con la presenza della nazionale vogliamo dare, insomma, un valore aggiunto a una gara che lo merita e consentire a atlete di valore, di spessore, di poter essere della partita, che altrimenti non avrebbero potuto essere protagoniste. C'è chi ha corso, chi ha svolto un periodo di preparazione soprattutto in quota precedentemente a questo appuntamento, qualche atleta importante è assente. Mi aspetto di vedere, insomma, buone prestazioni e segnali importanti soprattutto dalle atlete più giovani. Abbiamo sentito, Beppe, le parole del plurivittorioso commissario tecnico, forse il commissario tecnico più medagliato della storia del nostro sport. Di tutto lo sport, e quando viene a trovarci a Radio Corsa lo mettiamo sempre in difficoltà perché non sa dirci quanti titoli ha vinto nelle varie gare su strada, su pista, un po' dappertutto, dopo anni e anni di conduzione della nazionale. E allora qua con le immagini siamo già sulla gara che è partita proprio da Nago Torbole, un viaggio che si snoda per il Trentino per arrivare a Faedo, a località Pineta, 720 metri quadri. Qua grande protagonista al traguardo volante, una ragazza che abbiamo imparato a conoscere, Elisa Balsamo, balei della Valcarbi PM, a tagliare per prima il traguardo. Gruppo ancora compatto in questa prima parte di Giro del Trentino femminile e qua c'è il primo attacco. Iniziano a muoversi le squadre e abbiamo visto proprio lo scatto della corridore con il dorsale 64. Sì, Erika Franchi, Elena Franchi della Vaiano è stata la prima a muoversi su un percorso che favorisce proprio le fughe, perché il difficile, la montagna finale è quella che può decidere, ma all'inizio è un tracciato più che mai adatto a chi cerca di allungare e andarsene. Il gruppo, vedi, compatto, sì, lascia controlla, fare. Controlla, sì. Il gruppo, tra l'altro, come ricordava il commissario tecnico Dino Salvoldi, grande spessore questa gara organizzata, è la 24esima edizione e anche un memorial dedicato ad Audenzio Tiengo ed è organizzata dalla polisportiva Faedo Grumo con il figlio Yuri che prosegue le opere del padre, porta avanti questa bellissima. E qua vediamo come si muove la nazionale di Dino Salvoldi, stiamo vedendo proprio le ragazze azzurre che si portano in testa al gruppo una volta che è stato ripreso l'attacco della Franchi con la Confalonieri, l'esperta Susanna Zorzi e la Valentina Scandolara. Proprio sono lì in testa al gruppo a fare il ritmo. Sì, sono loro a controllare in questa prima fase della corsa, sono loro un po' a cercare di entrare nelle fughe nel caso qualcuno volesse attaccare. Qui è il castello che si ritrova risalendo verso Trento dal Lago di Garda. La piana rotaliana, no? Famosa, esatto, per il vino, per il Teroldego. Abbiamo detto prima di un albo d'oro veramente ricco. Pensa che questa corsa è stata vinta per ben 6 volte da Fabiana Luperini. Ecco le australiane che vanno alla caccia di Silvia Valsecchi, l'abbiamo vista, eccola qua che la rivediamo, scatto di Silvia, sì, Valsecchi, la lecchese. È lei che anima la corsa in questo tratto, subito pronta alla risposta di un gruppo che mi sembra che stia controllando bene fino a questo momento. Sta controllando bene e c'è subito un'azzurra, Alice Maria Arzuffi, come vediamo inquadrata, che va a riprendere la Valsecchi, è seguita da Soraya Paladin della Le Cipollini e sono loro a muovere le acque in questa risalita verso nord e verso la fase finale della gara. Eccolo Alice Maria Arzuffi, abbiamo imparato a conoscerla per le sue gesta nel ciclocross quest'inverno, grande salto di qualità, è balzata, sì, sul podio in Coppa del Mondo, ha grandi margini di miglioramento questa ragazza. Ecco la Paladin, la Le Cipollini si è fatta selezione adesso. Intanto qua le tabelle di Ardesia, che sì, ormai è un po' più plastica che Ardesia adesso, sì, ma sì, sempre la nazionale italiana, Beppe, con Tatiana Guderzo adesso a fare il forcing decisivo, siamo nei chilometri finali. Beh sì, è lei che anima questa fase finale, si comincia a salire verso Faedo e qui viene la prima importantissima selezione. E qui vediamo, perché sono rimasta in poco, resiste Soraya Paladin della Le Cipollini, ottima squadra, sì, World Tour italiana.
Poi abbiamo Alice Maria Razzuffi, sempre nel gruppo di testa, con la double, la statunitense, al dorsale 18 e alle spalle della Razzuffi in questo momento, la svedese Nielsen della City Lubiana e poi la Noskova della B-Pink, la vediamo, ecco, con le maglie della B-Pink abbiamo visto anche la Noskova oltre alla Valsecchi. Sì, è stata la Guderzo fare questa selezione e portare via questo gruppetto. Attenzione, nella fase iniziale di questa, sì, salita. Molto brava, ancora, sì, continua il forcing della ex campionessa del mondo e abbiamo visto che si è accodata questo drappello di testa anche Sina Frey della Svizzera. Con la nazionale, ci sono varie nazionali che partecipano a questa gara, la nazionale rosso crociata, la vedete chiaramente dalla maglietta, a chiudere il drappello quindi la double, la statunitense. E questa sembra essere la selezione decisiva. Beh, sì, perché la salita non è durissima, è pedalabile, però ecco l'ultimo chilometro ed è stata una salita che ha fatto certamente selezione grazie alla Guderzo che ha tirato via questo gruppetto. E brava la Razzuffi, la Guderzo sta lavorando per Alice Maria Razzuffi, esatto, e qua, sì, vediamo questo proprio scatto di Alice Maria Razzuffi, vediamo chi ha ancora la forza di rispondere alla Brianzola, sembra la Noskova, la corridore della B-Pink Kogias, a prendere le ruote e se ne vanno via in tre con, dopo l'attacco della Razzuffi. Vediamo che la ceca Noskova ha preso la ruota e si sta formando un buco alle spalle della double, mi sembra, la terza corridore. E qui la salita si fa molto più impegnativa, vedi la pendenza e vedi come stanno sui pedali, perché qui veramente è il tratto più impegnativo e decisivo di questo gran finale verso Faedo. Ecco qua, allora Noskova sui pedali, la Razzuffi cerca di restituire, sì, era la double che faceva parte del terzetto e sta rientrando anche un'altra atleta, vediamo se da dietro riescono a rientrare, vediamo la Frey, provano, e la Noskova adesso che sta facendo il ritmo in salita. Pendenze che costringono tutte un po' al rapportino, vediamo che purtroppo la Razzuffi ha dovuto arrendersi in questo tratto molto ma molto impegnativo. Eccola. Double Nilsson, Razzuffi perde qualche metro, la Noskova continua con il suo passo, non riesce a tenere il ritmo Krista Double e allora fa molta fatica in questo batte il tempo anche Anna e Nilsson, niente, se ne sta andando da sola, solitaria, la, sì, ragazza cieca della B-Pink, eccola qua, bella comunque la sua cadenza di pedalata. Una pedalata molto agile ma costante, continua, e ha fatto selezioni su questo rettilineo dalla pendenza notevole, ha corso molto bene, ha aspettato prima che si sfogassero, prima la Guderzo e poi l'attacco della Razzuffi, ma è lei qui che decisamente sale con un altro ritmo. E siamo in località Pineta, a Faedo, 720 metri sul livello del mare, ultime pedalate ormai per il dorsale 79. La Nicola Noskova va a vincere lei il Giro del Trentino, la 24esima edizione, vediamo alle sue spalle Anna Nilsson, la svedese, ma ormai è irraggiungibile. Nicola Noskova, ancora qualche pedalata e poi potrà levare le braccia al cielo per questa splendida vittoria. No, è stremata. Sì, stremata. Come tutte, bravissima. Del resto, perché è molto impegnativa questa salita in questi chilometri finali. E allora ecco, arriva la Anna Nilsson seconda, sì, poi vediamo sprint per la terza posizione, bravissima Sina Frey, la Svizzera, davanti alla double, prima italiana, la vediamo adesso della Le Cipollini, brava anche lei, Soraya Paladin e poi Alice Razzuffi che ha animato la corsa nel finale. E lei che aveva attaccato per primo dopo che ha fatto la natura alla Guderzo, poi ha dovuto lasciare stare, queste sono andate. Monica Chirali, ungherese della Michela Fanini, e poi la Shapira, la israeliana della Giusfredi Bianchi. E poi arriva la Guderzo, credo che sia a questo punto. E adesso, sì, la Guderzo la vediamo arrivare, sì, e la andiamo anche a sentire al microfono, Tatiana Guderzo. Eravamo partiti con l'obiettivo di dare la possibilità ad Alice di giocarsi le sue carte, aveva dimostrato già in Inghilterra di andare bene, dunque di avere una buona condizione. Io non mi sentivo al meglio delle mie possibilità e mi sono messa a disposizione della squadra. Oggi si è visto una nazionale decisamente giovane, dunque bisogna dire che le nuove leve ci sono, con un'esperta insieme, che hanno lavorato bene fin da subito. È stato un buon risultato, credo, per la nazionale, per lei stessa, e dunque va bene così. L'importante era che noi ci fossimo e che corressimo bene. Così è stato, abbiamo fatto divertire
tutti quelli che c'erano, dunque ben venga. Sicuramente ho sfruttato al massimo l'aiuto delle mie compagne di squadra, che si sono dimostrate bravissime fino all'ultimo chilometro, e a meno un chilometro ho provato a scattare per cercare di andare via da solo comunque un gruppetto di ragazze, e siamo rimaste davanti in poche, però poi nel contrattacco non sono riuscita a reagire nel migliore dei modi e niente. Però vabbè, la condizione sta crescendo e vedo bene, mi vedo bene per le prossime gare. Abbiamo sentito anche l'Arzuffi, questo è il podio, Noskova, Nilsson e Frey, ha vinto la ceca Nicola Noskova della B-Pink. Adesso direi, Beppe, sì, entriamo in studio per proseguire con Radio Corsa.